sono... Oh, Frescovica, un pochino aggressivo, un po' arrogante, ma alla fine riesce a trovare... basso in salute. Teletrasporto addirittura, vogliono andare in quattro a picchiare i YDN. Eneino flasha via, Floxy all'inseguimento, Deidara trova la prima uccisione. Vese rallente e costringe Deidara al flash difensivo su un'azione. Frescovica in corso centrale, molto prioritario nei confronti Vaniali. Oh, ustione trovata, grazie ai minion. Prova a fuggire via, Boleanna che va a vuoto, Vaniali rischia grosso. E infatti viene prontamente il muro della bolla della nanna. Intanto Darkrim, basso in salute, ha battuto, ma è un 1 per 1. Corso inferiore dalla Trifronda, predatore utilizzato. Rischia eccolo, tanto flash spanciata e subito il Krug maggiore per un livello 6. Ci prova, ma non ci riesce. Darkrim porta all'ingaggio, vanno per il lockdown diretto nei confronti di Gragas e qua. Gue qua è costretto alla fuga, l'ustione alla fine trova la kill nonostante Pese. Tutto. Pese si è teletrasportato perché si aspettava Deidara, bello l'ingaggio, arriverà il pezzo grosso, arriva l'ingaggio col flash, dai Deidara, sono pronto per te. Ecco i pugni nelle mani, danni puri sono colossali! Alla fine viene abbattuto però per mano di Eneino, continua a essere supportato da quella Karma. Eneino è stato sottovalutato e questo potrebbe essere un grosso rischio. Poi Rarish si ricorda, ah giusto, devo fare lo strappo, strap e via. Direttamente per il dente di Nashor. A Felios Frescovi, 3, 2, 1, BOOM! Tempo sulla corsia superiore, potrebbe essere ingaggiato, arriva l'evocazione di Dio della Forgia. Gue all'inseguimento con il predatore attivo, non so quanto sia stata saggia questa scelta. Tanti danni su Raresh, ma qua provano il controingaggio, i danni entrano solo colossali! Povero Gue! Utilizzato, aggredito. Aggredito fino a quando? Oh. Bolla della nana parte di Frescovi, arriva la suprema di Nautilus. E madre! Ok, Frescovi connette. Bolla della nanna, 3, 2, 1, buonanotte Gue! Nel match... Oh, dato qua c'è la di un ingaggio, Eneino trovato immobilizzato, cancellato dalla faccia dell'esistenza. Horizon Flash difensivo, prova a prendere tempo per quanto possibile Ornn. Pese si salva per un soffio, non ma è vero! Ma perché parli? Perché ma parli? Perché parli? Gue adesso viene prontamente aggredito, giustamente. Ho una domanda. Vai. Questo match è... Oh! Oh! Cosa? Flank per YDN. Wow. Nel frattempo Vaniali ha aggredito, arriva la calata da distanza, lo strappo di Rarish per trovare l'uccisione. 17 a 4, 23 minuti. Frescovi è inarrestabile in ogni forma disponibile del significato inarrestabile ormai. Evocazione del Dio della Forgia. Provano a ritardare l'inevitabile YDN. Ma ormai è fatta per i Raccoon. Ormai in posizione di comfort, in mai forti del barone. Arriva il teletrasporto di Deidara che non ha avuto modo di giocare poi così tanto a League of Legends in questo match. Oh dai, in fontana. Pure in fontana. Arriva la violenza pure in fontana. Bravi Raccoon! Bravi Raccoon!